fresca si sente nell'aria l'odore della vigna che sta matura, se preparano un grande tesoro, ci ci face la festa dell'ua, ci festeggia l'umiero cantando, ma la festa più grande cancelle a Carpignano stasera sta fanno. Particolare, diciamo prima, in cui viene servito del vino in calice, vino della ditta. Quest'anno noi abbiamo voluto puntare sulla qualità del vino, perché poi è la base della festa. E siamo stati sponsorizzati, diciamo così, dall'azienda vinicola Palamani Cutrufiano, un'azienda che è nata nel 1936, dal padre, adesso c'è il figlio, in cui produce del rosato e un rosso importante, anche premiato, cioè il rosato premiato in Vita Vita di Verona, primo premio medaglia d'oro, Alba Rossa, no? Noi abbiamo la Rossa, ma abbiamo vinto il premio d'oro con il Metusco rosato. Il Metusco, quello ubriaco si dice, no? In albanese si dice. Sì. Va bene, quindi noi invece offriremo un calice ai nostri, diciamo, frequentatori del punto di ristoro, offriremo l'Alba Rossa, rosato e rosso della ditta Palamà. Oltre a un vino base che daremo nelle tre serate somministrazione. Quindi ci sarà questo punto di ristoro, non so dirvi che tipi di piatti saranno. Top secret, il responsabile dice non dico niente, è una sorpresa. Sarà una sorpresa, vedremo, non sappiamo nemmeno cosa sta preparando di particolare. Comunque sempre piatti locali, piatti con ingredienti nostri. Poi l'altro punto, ci sarà un'area di degustazione in cui si servirà sempre questo vino dell'azienda vinicola Palamà, rosso e rosato. Dai frequentatori vanno a gustare questo vino. Poi alcune vie del centro storico, in particolare via Pasquale Pasqua e via Largo Giudeca e via Giudeca, sono due strade limitrofe alla piazza Duca d'Aosta, verrà allestito il mercatone, in pratica del Barcarelle, con la presentazione di anche con artisti locali che prepareranno delle opere anche nelle tre serate. Proprio diciamo fatte al momento, lavoreranno al momento per presentare le tre serate artisti nostri, diciamo, della provincia di Lecce, giovani artisti, e poi praticamente abbiamo anche per la prima volta poi abbiamo anche la diretta streaming di Davide, che ci permetterà di far conoscere anche a coloro paesani che stanno fuori di conoscere quella che è la festa, di seguirla, e anche con nostalgia, penso, no? Gente magari che stanno... E di cui andare a tornare nel periodo che va. Sì, nel periodo, sì, ma purtroppo dai, un periodo questo... No, mi ricordo nelle edizioni passate molta gente prendeva le ferie proprio a cavallo della festa, proprio di rimanere. Purtroppo dai, gli emigrati, di solito quando arriva la metà di agosto, prima di Ferragosto, allora i gruppi musicali abbiamo il venerdì suoneranno alternandosi su due palchi, uno su piazza Madonna delle Grazie e uno su piazza Duca d'Aosta. Sarà il venerdì, ci sono le Ombre Salentine, un gruppo di giovani del paese, Mute Terre, folk e tipo coro, folk pizzi. Il sabato abbiamo il Cool Plex, Forcalora e Bundamo, tre gruppi a serata. Domenica la Coppola, e qui la Coppola c'è da dire una cosa. La Coppola fu l'interprete principale di questo gruppo, fu quello che ha scritto, registrato la famosa canzone Viva la festa dell'Umiere, che ormai è diventata la sigla
di ogni manifestazione. Si parte della serata con il Viva la Festa del Lumiero, si finisce con il Viva la Festa del Lumiero, ogni gruppo la canta. L'autore di questa canzone è uno della Coppola. Quest'anno ci ha promesso di un nuovo, un inedito, un brano inedito, che dovrebbe farci ascoltare una persona di questa edizione. Poi abbiamo Tommy Miglietta, il ragazzino di 10 anni ormai è diventato una star conosciuto in tutto il mondo ormai, 10 anni, e poi i Punti di Svista, un gruppo che seguiva molto dei giovani. Questo è il nostro programma. Tutti. Grazie Presidente, grazie anche al Presidente della Provincia di Ciccianova per la sua presenza, che ovviamente fa gli onori di casa. Questa presentazione della 43esima edizione della Festa del Lumiero e rappresenta ancora, nonostante gli anni, un riferimento per l'intero territorio, perché è stata storicamente la festa che ha sancito la fine dell'estate, lo sancito la fine dell'estate, ma continua a farlo con rinnovato vigore, mi sento di dire. È una festa che è una sagra che non solo è la più longeva, quindi non solo è la più vecchia delle sagre, la più antica delle sagre, ma è quella che ha un presupposto storico, come faceva, come accennava prima il Presidente Risulli, che ringrazio. Il periodo di il commiato che fu dato da Lodi Interpret, quando in seguito all'esperienza del 74, così in qualche modo concluse con la festa del patrono, cui accennava prima il Presidente nell'attesa, poi nell'anno successivo si diede luogo appunto alla festa del Lumiero, che era il ringraziamento che la comunità dava, conferiva alla compagnia teatrale guidata da Eugenio Barba, che ha rappresentato un punto di riferimento storico che è presente in molti libri di testo, insomma, studiati nelle università. L'esperienza che Arpignano ha rappresentato ancora oggi rappresenta un solido riferimento per l'attività teatrale di collettivo e comunque in generale per come fatto storico condiviso, che per la comunità di Carpignano ha significato tanto, perché ha aperto a un'esigenza, no, di modernità che si rivela in quel periodo, che era un momento, diciamo, di particolare vivacità per poi a livello europeo, quindi per noi è stato un po' uscire dai confini locali, ma non solo per Carpignano, perché ha rappresentato un riferimento per tutto quanto il territorio, e si è creato, si è strutturato nel corso degli anni una sorta di rito collettivo, perché la festa del Lumiero era e rimane un rito collettivo in cui si festeggia un fatto storico, ma si festeggia anche trova dimora tante situazioni, trova dimora intanto la città contadina ancora oggi, anche nel periodo dell'anno in cui è stata fatta, nel periodo in cui spesso si finivano determinati raccolti, quindi i contadini tendevano, quando potevano, anche a riposarsi, no? Era un momento di festa che presagiva ai futuri, no? Momenti di impegni lavorativi. Ma è stato anche, hanno trovato dimora tante cose, penso alla pizzica, un riferimento riscoperto nel corso degli ultimi 20 anni, ma che era un riferimento per la festa del Lumiero, certo, nel corso di anche in precedenza, quando la musica popolare sicuramente non era in voga. È stata dimora, per esempio, della tradizione, come faceva riferimento lei prima al Presidente, il Corpanino esatto, in Porta Schianta, era un punto di riferimento anche della dieta della sagra, che oggi è anche copiato in molte situazioni. E anche di nuovo dell'ironia, che l'ironia come strumento come linguaggio per uscire fuori dagli schemi, per ridere dei tempi e delle tante difficoltà che la vita imponeva, che ha
alcune manifestazioni, penso ai pupazzi in cartapeste che erano reali, che simboleggiavano alcuni personaggi, alcune persone locali, alcuni personaggi tipici del luogo, piuttosto che le vignette che erano raffigurate nei 70-100 che venivano affissi nella vicenda, che erano scritti a mano. E che ha rappresentato anche uno strumento comunicativo importantissimo proprio in quella fase storica. E in fondo è stato anche una valorizzazione del locale che oggi assume particolare rilievo proprio per il fatto che è incontra il nostro territorio un pubblico sempre più vasto, vuoi per quello che rappresenta, poi perché oggi però le tecnologie consentono di esporre in maniera vivace quello che si ha in men che non si dica ed esprime la qualità del territorio del mondo con poco, quindi oggi consente un riferimento globale della cultura, possiamo dire anche questo. Allora, cos'è oggi la Festa del Lumiere? La Festa del Lumiere oggi è sì, come dicevo prima, un rito collettivo sicuramente, è anche un successo, perché nonostante abbia vissuto delle difficoltà, in un periodo di tempo non molto lontano da noi, però nonostante il modello Sagra ha sofferto la concorrenza di tanti altri modelli che si sono succeduti nel corso del tempo, di feste che hanno incontrato probabilmente una vocazione più commerciale delle sale, che hanno incontrato i favori di un cospicuo numero di turisti che, come dicevo poc'anzi, vengono a trovarci ogni anno. Sicuramente la saga per la storia ha mantenuto il suo spirito e anzi non si piega all'andare dei tempi, ma cerca di evolversi e trovare sempre nuove strade di sviluppo. Per questo ripeto di dire che è la saga più antica. E di questo devo dare merito e atto al nuovo comitato che si è insediato quest'anno, che coglie il frutto del lavoro che si è svolto negli ultimi anni, ma vuole rilanciarlo, esattamente, vuole consolidarlo con un'offerta assolutamente meritoria. Quindi vi ringrazio, nello specifico ringrazio il nuovo presidente Cosimo Pesuti, ma tutto il direttivo, in parte qui presente, in una situazione appunto in cui la festa vive una discreta stabilità finanziaria, fatto che oggi è necessario anche nelle strutture associative, e al contempo di gestione, perché è evidente che nel momento in cui si ha un disegno, si sposa una linea e si cerca di valorizzarla, è chiaro che si ottengono risultati importanti in primis per la comunità, per la cittadinanza. Ma io torno a dire, non limiterei mai il lavoro che svolge la Festa del Lumiere alla comunità, alla sua comunità di Carpignano, e resta ancora un fatto di territorio e resta ancora un momento che è assolutamente importante per tutti, insomma, continua ad essere. Quindi è un luogo in cui la tradizione trova ancora una valida sponda su cui poggiare, e quest'anno sono sicuro, vista le premesse, insomma, che sarà un'edizione ancora più bella delle precedenti. Non ho motivo di pensare che così non sia, anche perché gli sforzi che sono profusi, soprattutto in questi ultimi giorni, sono tanti e l'entusiasmo non viene meno. Questo è l'elemento che mi sento di sottolineare. Per qualcosa ringrazio il comitato. Diciamo carrellata puntuale di quelli che saranno gli eventi all'interno dell'evento, e dopo che il sindaco ha con la stessa puntualità riportato il senso di questa 3 giorni, non ci sarebbe molto da aggiungere. Io faccio qualche riflessione personalissima. Il presidente è un po' più festa che sagra, no? Come giustamente riporta il, perché è un'evoluzione di un percorso che ci recupera il senso di comunità. Credo che se oggi
si cominciano a fare i conticini per capire quali sono le presenze, chi c'è stato, chi non c'è stato, eccetera. Credo che proprio eventi come la festa del Miero di Carpignano ci diano la misura di che direzione ci si debba muovere, recuperando quella che è la nostra storia, quelle sono le nostre tradizioni, quello che le generazioni passate hanno voluto, diciamo, insegnarci e trasferirci, che diventa un patrimonio straordinario, importantissimo, fondamentale, di cui noi dobbiamo fare tesoro e dobbiamo, diciamo, anche avere la forza, la capacità, l'intelligenza di rilanciare calandolo nel contesto socio-economico, diciamo, culturale che oggi noi viviamo. È una festa bellissima che appunto ci trasferisce il senso di come la comunità viveva 43 più che 44 anni fa. L'amicizia, l'accoglienza, quanto oggi si discute di accoglienza, no? Anche questa era accoglienza, cioè chi veniva, chi si è fermato, dovendo andare via, si era stretto un patto di amicizia e si voleva festeggiare per quello che era stato un incontro, diciamo, importante, che in qualche modo aveva posto il seme per poter realizzare percorsi futuri. Qual era l'economia, qual era la ricchezza di una comunità? I prodotti della nostra terra, no? Quello era il vino, il pane e tutto ciò che poteva essere di contorno, perché di quelle ricchezze si volevano custodire gelosamente e offrire in dono a chi evidentemente visitava le nostre o incontrava le nostre comunità. E tradotto in parole moderne, appunto, significa rappresentare la propria storia, rappresentare la propria identità, il Salento. Io ho avuto la fortuna di ricoprire questo ruolo, è bellissimo perché presenta diverse, diciamo, sfaccettature, diverse particolarità che all'interno di un contesto complessivo come la politica deve, diciamo, riuscire a inquadrare il sistema Salento, sono una ricchezza e una varietà che oggi vengono apprezzati da chi viene a visitarci, da chi decide di a un certo punto di smettere i panni dell'imprenditore, del cittadino che vive a Milano più che altre volte, di tornare e di venire qui nel Salento per passare una parte della propria vita a contatto con la natura, con la tradizione, con la storia, con le bellezze di un piccolo centro. Questo è, diciamo, per l'altro verso, da Presidente della Provincia, il ringraziamento che rivolgo al Presidente del Comitato, al Sindaco, perché ognuno per la propria parte evidentemente lavora, si sforza di non interrompere una tradizione, di non interrompere una storia. E oggi sappiamo perfettamente noi che siamo nelle istituzioni quanto è difficile andare avanti, quali sono i sacrifici che devono essere compiuti, quali sono gli sforzi, e quindi ancora di più, diciamo, ancora più sentito, ancora più diciamo forte e ringraziamento per questo lavoro. Tra l'altro vi posso dire che nelle occasioni in cui ho avuto modo di partecipare a questa festa, quello che ho notato è che c'è una grande spontaneità e uno spirito di amicizia, di festa, di gioia che pervade un po' tutti i partecipanti, e questo è quel, diciamo, in questo caso Carpignano rappresenta un contenitore che gelosamente custodisce queste straordinarie realtà, per cui, diciamo, auguri, buon lavoro, perché il lavoro è stato fatto, ma diciamo, bisogna completarlo, ma sono sicuro che verrà portato a conclusione nel migliore dei modi. Grazie. Domanda? E una sola, che è un po', come dire, con una lieve nota polemica, si fa per dire. Allora, una sagra nasce in funzione alla pubblicizzazione di un prodotto locale.
caduto questo non ci dovrebbe essere più il senso di una sagra o di una festa che sia identificativa sotto questo aspetto. Prima c'era il famoso vino del Sutta-Pasulu, per il quale peraltro si faceva delle elezioni gare, no? Adesso l'hanno tutto svelato grazie agli contributi dell'Unione Europea. Non mi sembra che mancando l'identità, il vino, non sia mancato anche un po' di quello spirito iniziale molto forte che identificava tutto il paese? Sì, sono d'accordo. Il discorso è che si possa tornare indietro, sì, ovviamente. Tutta la zona, detto prima, di Pasulo, Luca Lorio, quelli che praticamente erano i territori dove i vigneti erano, diciamo, era tutto vigneto, quelle zone lì, dove si faceva un vino, un ottimo vino di grande qualità, purtroppo non c'è più niente, non è rimasto niente, un po' è stato, diciamo, dismesso questo vigneto perché all'epoca, anche se adesso c'è un ritorno, io ho visto che c'è un ritorno sulla coltivazione di questi vigneti. Diciamo che nel periodo in cui praticamente sono stati tolti, praticamente siamo praticamente la necessità di reperire altre cose. Diciamo che i vigneti di Palamà, quelli di cui il fornitore nostro di quest'anno, sono comunque tutti vigneti corti e pugliesi. Tutti vigneti a Berello, vigneti classici, i nostri vigneti, solo si trovano in un altro punto della nostra provincia e ci dobbiamo fare. Mi permetto di aggiungere una cosa però, rapidamente. Allora, intanto non è facile produrre e commercializzare il prodotto così come si faceva prima, secondo le tecniche vecchie, quindi non sarebbe tecnicamente possibile. La festa del miele in realtà è la festa della civiltà contadina, quindi il bene vino, che era simbolico anche della, diciamo, produzione contadina, di fatto non presidiava quello che era, e non era l'unico prodotto, era un prodotto che identificava quel momento di festa, quel gioco, perché non qualcuno si fa con il vino evidentemente, ma è un discorso molto più complesso, le radici, le ragioni della festa non sono ancorate su quella produzione, su quel prodotto, ma più in generale sulla tradizione contadina, che è un fatto molto più complesso e di vita, insomma, vissuta, non semplicemente. Per aggiungere una cosa, per quanto è stato possibile anche quest'anno, soprattutto per esempio i legumi, no? I legumi sono i legumi, i famosi piselli di Zollino, per esempio, no? Famosissimi, pisello nano, no? Pisello nano secco di Zollino. Abbiamo cercato, No, proprio dal contadino siamo andati dentro una casa, purtroppo noi dobbiamo avere la tracciabilità dei prodotti, quindi il contadino che non ci può rilasciare una vecchia minima ricevuta di provenienza, non possiamo farlo. Però per quanto è stato possibile siamo riusciti quest'anno a ottenere dei prodotti locali, prodotti della nostra terra, insomma. Vabbè, non sono proprio di Carpignano, tanto questo. Va bene. Possiamo. Buongiorno a tutti, grazie. Gente.